Tutti ragazzi, buon Ciao a run. tutti. Ciao. 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 Ciao Presento i miei collaboratori. Abbiamo Alex Challa, scrittore, Alfredo Masi, amministratore del gruppo Lucio Battiti Flash Mob, Mauro Colombi, critico musicale, Marco Masoni, critico musicale, scrittore, di tutto un poco. Oggi il nostro ospite di oggi è Francesco Mirenzi, chi non lo a tutti, conosce? buonasera. Ciao Francesco. Ciao. Ah, Francesco. Di Battisti Talk, quindi una cosa molto importante. Oggi vi faremo delle domande inerenti al suo libro, tutte quelle cose che circondano Lucio Battisti. Va bene? Sì. Ok. Marco, se vuoi, comincia tu a fare le domande. Allora, intanto ciao Francesco, Ciao Marco. ci risentiamo dopo un paio d'anni dalle nostre ultime telefonate, mi sembra. Sì. Dove c'era il nostro comune amico. Esatto, poi dopo ne parliamo. Allora, no, per introdurre Francesco Mirenzi a chi non lo conoscesse, Francesco Mirenzi è stato il primo che nel 1997 ha pubblicato due Bibbie sul rock progressivo italiano, che sono queste, volume 1, sì, è questo il volume 1, e questo è il volume 2, ok, un pochino più corposo, in cui ha ricostruito la storia del rock progressivo italiano con le interviste dirette ai protagonisti principali di questa stagione irripetibile della musica italiana e mondiale, facendo, insomma, ricostruendo delle storie. C'è anche un botta e risposta interessante tra Pagani e altri, se non ricordo male, degli Area, non ricordo Sì. Ecco, è interessante tutto questo. E poi nel 1998, alla fine del 98, il libro era già in preparazione, ma ahimè esce quando Battisti è morto da pochissimo, cioè questa prima edizione di Battisti Talk, e tutti questi tre libri sono usciti per Castelvecchi. Poi Battisti Talk, grazie a Dio, è uscito in una seconda edizione, che è questa, e poi anche una terza, Mare Nero, sì. Esatto, arricchita, se non sbaglio, da una venticinquina di interviste ritrovate nel frattempo nel Sì. 2002, questa Sì. seconda Di edizione. cui la Quindi più importante è la Rai con Giaccio, che è carinissima e che riprende un po', scusatemi se, perché qui poi mi dimentico, è importante quell'intervista con Paolo Giaccio alla radio. alla radio, sì, Sì. intervista radiofonica insieme a Mogol, dove Battisti deve cantare alcune canzoni e non si ricorda il testo, sbaglia il testo. E allora c'è una piccola macchietta fra lui e Mogol, diceva: vabbè, ma figurati, questo, cioè, per lui il testo non era molto importante. Diceva: vabbè, dai, vabbè, ma è uguale. Bene, Mogol dice: no, ma anche se una sola persona riuscisse a capire il senso che c'era in questa cosa, è molto importante, è uguale, eccetera, eccetera. Ma lì si nota poi quello che Battisti disse nella famosa intervista del 70 a Sogno, no? Dove lui dice: la musica non è per tutti, la musica è per chi riesce a capire questo metalinguaggio, che poi è un linguaggio che si esprime attraverso gli strumenti. Per lui gli strumenti, non il cantante. Lui inizia a cantare quando si rende conto che gli altri non riuscivano ad interpretare e a riportare quello che era il senso della sua canzone. Beh, non è Francesca e la bandiera, chi l'ha cantata prima non aveva colto nulla di quello che era. I balordi mi pare che fossero, Lordi, sì. certo. Quindi questo mi introduco solo questo perché da lì è palese proprio quello che io ho sempre detto, che poi è uscito anche nell'insegna della piazza che gli è stata dedicata, è un Compositore. musicista e compositore, perché lui si teneva anche un ottimo musicista, chitarrista. Dice: io di chitarra ho suonato e ne so. Non era un virtuoso, ma sapeva, cioè, sfigurava. Poi chi oggi, solo con una chitarrella accattata alla stazione Termini di 10.000 lire dei tempi, andò a fare l'assolo cantando una canzone della Vai. Formula 3 e facendo un'introduzione con una chitarrella che non era di grande qualità, si capisce pure di chi non mastica magari. Un'ora prima mi sembra la chitarra quella lì, Sì, sì. l'aveva appena comprata. L'aveva comprata la stazione perché lui arrivava da Milano, no?
alla stazione Termini e andò, cioè, cose dell'altro mondo, insomma. Francesco, dice... mi fai venire in mente un paragone con John Lennon, perché John Lennon ha sempre detto: io non sono un grande virtuoso, ma con la mia chitarra ritmica riesco a portare avanti un treno. È un po' lo stesso faceva Battisti poi alla fine, no? Ti faccio una domanda prima di passare a Battisti Talk su questi due libri qua. Tu, intervistando tutti i comunque persone che hanno collaborato con Battisti, a partire dalla PFM, eccetera, Radius, eccetera, cosa ti hanno raccontato del Battisti progressivo? Ti hanno raccontato qualcosa? Ma sì. Beh, anzitutto una grande riconoscenza da parte di Radius, che lo stimava in maniera esagerata. Lui dice: non so quante, ma io sono sicuro che se aprissero i cassetti e c'è ancora qualcosa, lui c'ha un sacco di roba interessante ancora oggi. Lui aveva una grande stima per Battisti come musicista e come visione, ma anche gli altri, anche che ne so, lo stesso Fariselli poi non era, anche se era anni luce lontano, no? Io con Fariselli poi ho un ottimo rapporto. Ci siamo sentiti anche dopo per interviste sul suo nuovo progetto, sulle sue nuove cose. E di Battisti ovviamente non condivideva l'alone che lo circondava, l'alone soprattutto, ma come musicista sì, lo stimava, certo. Ok, senti, un'altra prima di Fariselli, Capiozzo... che è più sanguigno, io intervistai Capiozzo. Fariselli l'ho conosciuto dopo e l'ho conosciuto grazie a Capiozzo, però Capiozzo invece era più, quando mi racconta l'entrata di Demetrio negli Aria, perché gli Aria li fondò Capiozzo, intendiamoci, non Demetrio, non Fariselli, Capiozzo, e perché Demetrio voleva pubblicare una canzone scritta da Battisti e stava sempre alla numero uno cercando di convincerli. E lui dice: l'ho strappato da Battisti, l'ho salvato la vita. È venuto da noi e ha fatto quella carriera alternativa che gli competeva, che gli ha fatto vedere pure la sua apertura mentale, oltre che le sue doti grandissime da vocalista. Questo è molto interessante, Francesco. Però passando a Battisti Talk, ti faccio la domanda, poi lascio la parola chiaramente anche agli altri. Mi interessa molto capire come tu, agli albori di internet, quando ancora non c'era YouTube e non c'erano gli archivi che possiamo trovare adesso in modo telematico, anche abbastanza, alcuni abbastanza precisi, come hai fatto a trovare tutte le interviste radiofoniche? Cioè, hai un archivio personale a casa? No, assolutamente. Come hai fatto? Allora, tutto nasce da quei due libricini che hai fatto vedere tu. Io andai da Castelvecchi, questo l'ho raccontato agli amici la scorsa volta, andai da Castelvecchi perché mi sembrava, non lo so, un editore era quello che aveva scoperto Isabella Santa Croce, Aldo Nove, che erano i cannibali, allora si chiamavano così, Vubinda. Poi questi scapparono perché Castelvecchi, ahimè, non li pagò, qualcosa del genere, non voglio che... Però io andai da lui perché era questa novità, questa grande novità. E quando arrivai ho fatto due proposte. Quella del rock prog, no? Perché mancavano totalmente dei libri seri. Adesso ho visto, l'ho rieditato nel 2018, ho visto che ce n'erano un 25 di libri. Non so, sento un ritorno, tutto normale? Sì, forse Alfredo, se Alfredo spenge il microfono forse è meglio. Ok, comunque vabbè, io guardando questi libricini, mentre lavoravo questi libricini che avrei dovuto fare per la Castelvecchi, l'altro titolo che avevo proposto era La musica beat e lo fece Bruccoleri, Amedeo Bruccoleri, che però lo dovevamo fare insieme, poi per problemi lo ha fatto da solo e quindi io non ho avuto nessuna competenza né responsabilità nell'edizione di quel libro. Però facendo quelle ricerche, quindi andando a tappeto
non solo nella Biblioteca Nazionale, che visto che siamo a Roma ce l'ho vicino casa, eccetera, ma anche in tutte le piccole biblioteche che trovavo a Roma, che so, per Rennudo, mi ricordo una piccola libreria a San Lorenzo, mi sono iscritto alla libreria, ho pagato l'iscrizione e sono andato lì, quindi ne ho spulciate tantissime librerie. Poi avevo iniziato la ricerca in Rai tramite un amico, che ciò che non vi dirò il nome perché non si può fare sta cosa, sono entrato proprio col microfonino e lui mi ha portato tutte le bobine dove c'era Battisti, sì, e io le ho prese proprio col microfonino, col Walkman, all'epoca quello c'era. Quindi in presa diretta, mentre andava sul loro registratore nello studio di questo amico, ho preso tutte queste registrazioni. Le cose si sono fatte difficili, sì, io avrei dovuto presentare il libro per fine ottobre del 1998 per contratto. Non avevo mai avuto pressioni da Castelvecchi, però questo l'ho capito dopo che uscì il libro. Stranamente mi arrivò una telefonata ad agosto dicendo io, stavano litigando i due soci, Castelvecchi e Coniglio, per il quale poi ho pubblicato l'edizione economica di Battisti, che lui ci teneva che ci fosse pure lui, e niente, in sostanza, so, più mi sono perso fra i vari aperture di cose, come stava a dire che ho il libro, nel 98 uscire, e le grandi difficoltà sono state quando si è sentito, è stato ricoverato Battisti, perché lì poi ho avuto tantissime difficoltà. Addirittura per un'intervista che forse non avevo e che io volevo dare un'occhiata, mi chiesero pure di cofirmare il libro. Lo stesso Castelvecchi, me l'ha presentata lei, sta tipa. Io dissi no, non la voglio, figura. Ne ho tante, rinuncio. E vabbè, quindi questo fu la scintilla, perché avevo capito che durante la ricerca avevo trovato tante cose di Battisti, e siccome la vulgata era che Battisti non ha mai rilasciato interviste, e Battisti non ha mai parlato con la stampa, e ho detto mamma che... siccome ne avevo trovate tante interviste, non poi tutte, però quello fu la scintilla che mi fece fare una ricerca in maniera più capillare, ovviamente. E il secondo step è stato la seconda edizione, anche grazie a Italo Gnocchi, che è un collezionista, eccetera, eccetera. On Sale Music. Abbiamo fatto una specie di scambio con le figurine. Io gli ho portato le mie interviste e lui mi ha dato le sue. Ci siamo incontrati a Peschiera Borromeo, dove lui abita. E poi lì abbiamo presentato la seconda edizione con Francesco Paracchini, che era moderatore, ci stava Matano, ci stavano i Dick Dick, gli Avanzi da Balera che hanno suonato, Radio 24, ho sentito, ho conosciuto Fieschi, l'amico Fieschi, perché quando uscì quell'intervista io avevo avuto i diritti tramite l'editore. Avevamo acquistato proprio i diritti di quella per poterla pubblicare integralmente, eccetera, eccetera. Dopo, però, quando è morto, c'era l'obbligo fra le testate nazionali a cedere praticamente questi servizi, e quindi diciamo che quello me l'hanno bruciato, perché prima non è che si conoscesse. Poi, quando è morto, è stato mandato dalla RAI, è stato mandato. Anche se io... o la cassettina originale Radio Svizzera Italiana, eccetera. Perdona una cosa, perché non lo sapesse, suppongo che tutti lo sanno, Fieschi e Giorgio Fieschi sarebbe l'ultimo che ha intervistato Lucio Battisti. Preciso. Perché non lo sapesse, lo dico. No, hai ragione. Poi, questa è lezione di giornalismo, dare sempre la notizia, e ormai qua è tutto un commento, quindi... sono scivolato pure io su sta cosa, ma no, siccome ne parlo tanti, Giorgio Fieschi alla Radio Svizzera Italiana 1979. Intervista di Lucio. Intervista meravigliosa, bellissima. Sì, grandissima.
Va bene, Alex, hai qualcosa? Vabbè, Francesco, ti ho già detto quanto stimo il modo in cui hai lavorato, il libro che hai fatto, che grazie, è l'unico grazie. Libro che andava scritto veramente, perché appunto restituisce il pensiero di Lucio Battisti, ed è interessantissimo che tu l'abbia composto, come giustamente diceva Marco, in un periodo in cui non c'era internet. Quindi veramente un lavoro da archivista, bibliotecario, a spulciare. So che ti sei fatto aiutare da parenti e amici, no? Per ordinare più, all'inizio, all'inizio, sai, non ci credevo manco io che ero scrittore, capito? No? Non era una cosa. È stato i primi due libri che ho iniziato facendo le ricerche per poter visionare più libri. Siccome la Biblioteca Nazionale, almeno ai tempi, ne potevi ordinare un tot ogni ora, ogni 2 ore, ma adesso non ricordo, per poterli compulsare, siccome ero abbastanza veloce, no? Sapevo cosa cercavo, portavo amici e parenti che facevano le richieste, poi qualcuno rimaneva, no? Ma anche se andavano via, io avevo a disposizione una montagna di libri per poter andare avanti e aspettare la nuova ora. Poi, quando Battisti fu ricoverato, Castelvecchi mi chiese sto libro in maniera stringente, dicendo devi onorare il contratto, c'è scritto sul contratto ad ottobre, fine ottobre me lo devi consegnare. Io ho detto vabbè, allora dammi una collaboratrice. Allora è arrivata una ragazza che io ringrazio, non ricordo neanche il nome nei ringraziamenti finali, ed è questa ragazza che mi ha aiutato a fare le ricerche. E ricordo che trovai io questa intervista di Sogno. Lei non ne sapeva nulla De Battisti, mi aiutava a fare le ricerche, no? Caterina Scalzo Carnevale. No, quella è mia moglie. No, ok, allora sbagliato. Quella è mia moglie. E allora non so, perché non c'è scritto. No, beh, scusatemi un attimo, Caterina. Lo vado a prendere e ve lo dico. Barbara forse? No, non mi ricordo. Però, sì. Qui c'è scritto un grazie per l'aiuto a Stefano Ambrogi, Maria Teresa Barbieri, Amedeo Bruccoleri, Francesco Coniglio, Fortunato Maria Teresa Grillo, Rosa Maria Leone, Roberto Nasone Pambianchi, Silvia Salamandra, Gianfranco Salvatore. Silvia Salamandra. Silvia Salamandra. No, gli altri sono tutti amici. Il Nasone, vabbè, il Nasone l'ho raccontato, l'ho conosciuto, uno dei primi. Il Nasello poi è diventato amichevolmente. Vabbè, perché avevamo un amico comune appena arrivato all'università e a tutte le feste, Battisti vogliamo bene tutti qui specialmente, ma se anche mangi il piatto più buono della tua vita ogni giorno, a ogni ora, anche se che so, tagliatelle al ragù di Bologna, dopo un po' te stufano e non ce la fa più. E Roberto tutte le sere, ed era il nostro amico. Poi di Roberto ricorderò sempre quando uscì L'Apparenza, siamo andati sotto casa, lui dice di Battisti, siamo andati su Acastia in sostanza a sentire L'Apparenza, lui dice mo esce Lucio, e lui dice ma che sia Dio, chissà da quella sta a Londra, sa tutte cose, no, non si sapeva, cioè, non è che c'erano stati avvistamenti. E quindi con Roberto c'è una forte amicizia, ci conosciamo penso dall'85. Senti, io ti volevo chiedere, Francesco, quando ci potrebbe essere un rapporto tra questo libro di cui parliamo e i due precedenti, che sono anche molto importanti, forse per alcuni anche più importanti, appunto, come accennava poc'anzi anche Marco. Ci domandavamo in che misura Lucio Battisti compare anche in quei due dischi, in quei due libri sul Progressive. Compare. Beh, ovviamente, beh, ma Battisti, beh, compare sì. E la PFM ha suonato in Amore e non Amore, mancava solo il violinista, come si chiama? Pagani, Mauro Pagani. Pagani, mancava Mauro Pagani. Poi c'erano tutti. In più c'erano pure altra roba, quindi è un disco, però peraltro dimostra il grande coraggio di un esordio. Beh, quello era il primo disco di Battisti, vero? Perché il primo erano le cover che ha scritto, diciamo, erano le sue versioni dei brani che erano stati portati al successo da Formula 3, eccetera, eccetera. Quindi anzitutto fa vedere un coraggio pazzesco, dire al più grande
scrittore di liriche in quel momento è uno dei più grandi in Italia, in ogni caso. Dire mettiti un attimino da conto, gli fece scrivere però i titoli. È paraculissima sta cosa, dai. Gli fece scrivere dei titoli. E poi Anima Latina, scusatemi, ma poi lo stesso Anima Latina dell'amico di cui scrisse l'amico Renato Marengo, ci ha fatto, dopo che pubblicai il libro, lui capì che quell'intervista era veramente importante e ci fece due tre libri sopra, hai capito? È fantastico Renato, e vabbè, un amico oltre che cliente, quindi è una persona che stimo, vabbè. Eh sì, ma quell'intervista, allora, ma pure nei dischi, che so, quelle fasi rumoristiche nei dischi, tipo il fuoco, quello è sperimentazione. Poi quando lui parla della voce non centrale, ma che deve essere messa dietro, è ovvio che stiamo parlando di musica, non più di pop. Nel pop la musica, specie in Italia, è un'ottava sopra rispetto agli strumenti. Basta guardare la Pausini, insomma, la musica manco si sente, sente sto citofono che va a palla. Capito? Hai usato la parola pop in opposizione, no? Però all'epoca mi pare che il progressive venisse spesso chiamato, definito... Vabbè, ma quello è un errore nostro, perché poi quando l'hanno capito nel libro c'è proprio il momento in cui mi pare Caffarelli si accorge dell'equivoco in cui versavamo in Italia, no? Sì, vabbè, ovvio che non è pop, no? Poi lo possiamo chiamare come vogliamo, ma diciamo che poi, sai, ho sentito, noi siamo più pop, gli Aria sono pop, sono progressive, gli Aria sono un po' fuori, ma no, perché il progressive, almeno per come lo descrivo io e ne parlo io, è un'apertura rispetto al rock originario. E poi si è filtrato col jazz, col folk, con l'elettronica, oppure che dal rock vai al jazz, dal jazz vai al rock, no. Ritengo che sia poco costruttivo. Poi gli Aria, in effetti, secondo me, questa è la mia teoria, dai tempi fanno la prima world music, sicuramente. Già il primo brano è indice. Radici dispari che vengono dai Balcani con una voce araba, elettronica, tutto. Beh, secondo me quello è world music. Ricordiamoci che gli Aria nacquero nel primo disco di Alberto Radius, ma questa è un'altra storia. Sì, sì, hai ragione, no, ma è vero, è vero. E c'era tutta la formazione, il brano si chiamava Aria, se non sbaglio. Esatto. Sì, vabbè. Vorrei fare delle figure con voi che siete strapreparati. Vado a memoria, ma sì, e mi ricordo benissimo. Guarda, io ho una stima per Radius, mi è dispiaciuto quando è venuto a mancare in una maniera... Ma perché lui aveva capito già negli anni 90, dice, sì ragazzi, non riescono a capire che noi suoniamo dal vivo. Mi dico, ma voi davvero suonate dal vivo? Non è nulla in playback. È perché noi non ce ne accorgiamo, ma oggi è tutta musica morta, musica che premi il tasto, Non c'è nessun musicista, vedi qualche ballerino, un percussionista ogni tanto. Ma la musica, noi siamo stati fortunati che vedevamo chitarristi, tastieristi, tutta gente che sapeva suonare, oltre che cantare magari, ecco. Però tanta gente, grandi, grandi musicisti. Ecco, ma io ti volevo invitare a considerare anche magari una costola del progetto battistiano di Anima Latina, che sono i dischi del gruppo Il Volo, no? Ma che sono dei musicisti che hanno partecipato a questa ondata prog, però molti di loro poi hanno avuto sia prima e soprattutto dopo una carriera che li ha portati a suonare su grandi dischi di musica pop, no? Calero, Dall'Aglio prima. Dall'Aglio, Callero. Callero ci spiegava che per lui quella era musica commerciale, no? Così mi ha detto quando gli ho parlato di questi due dischi, no, quella era musica, non mi interessava, avevo altri progetti, no? Però effettivamente lui è un grandissimo bassista. Ma sai, non partecipava sostanzialmente alla progettazione Callero, nonostante sia un bassista inarrivabile, no? Poi sai, è come nei film, spesso gli attori non sanno manco che stanno girando, perché non li girano neanche cronologicamente,
girano gli interni prima, e se uno non studia non sa manco il film che va a girare. È così, secondo me. No, invece è un progetto meraviglioso, un super gruppo, no? Poi a Callero non è che era impegnato nella scrittura dei brani, perché per quelli praticamente c'erano Lavezzi, e cioè, poi ci fu la rottura che hanno, perché anche il secondo doveva essere con le parole, solo che ci fu un litigio con Mogol un po' furioso, e allora, ma questo più Lavezzi che aveva più la produzione di quei dischi, infatti Molecole non mi pare che sia roba da classifica leggera, ecco. Vabbè, però Molecole è un po' diverso. Tra l'altro Molecole è interessante perché nella versione di Bruno Lauzi c'è la mano di Battisti nell'arrangiamento. Perfetto. Però Molecole nel primo disco, no? Poi dopo ci fu questa litigata che citavi tra Radius e Mogol, violentissima, e vabbè, finì. Mogol pare che voleva invece la nuova PFM, in pratica. I giapponesi, questo non so se lo sapete, hanno preso i master di tutti i due dischi e hanno fatto un unico disco dove c'è una canzone, uno strumentale, una canzone, uno strumentale, una canzone, uno strumentale. I giapponesi sono inarrivabili per queste cose. E per riempire, per fare un riempitivo, no? Dice così, vi annoiate. Se c'è un po' di musica che ama le canzoni, o viceversa, ho fatto questo disco con la fusione dei due dischi. Però io li ritengo un'ottima band, il Volo. Mi è piaciuta tantissimo. Una super band. Una cosa, però se interrompo per parlare di Callero. Callero ha cambiato idea. Che lui non voleva suonare tipo il nostro Carangelo, per lui era una cosa che non poteva farla. E però dopo lui pensava che Battisti non l'avrebbe richiamato. Battisti l'ha chiamato anche per il secondo disco, per Anima Latina. Lì è diventato amico con Battisti. Dopo lui si è pentito di non avere più figli con Lucio, perché lui voleva avere più figli con Lucio. Dopo, se gli piaceva dopo suonare quello che ha fatto, gli piaceva tutto. Lui si è pentito molto di quello che ha fatto nel primo disco con Lucio Battisti, il nostro caro Angelo. Lui non lo voleva suonare, lui era anti il nostro caro Angelo. Vabbè, ma pure Mina non voleva cantare le canzoni che gli aveva scritto Battisti. Poi il tempo gli ha dato tutto. Meno male che le ha cantate. A parte che a me Mina non piace quando canta le cover di Lucio. Mi piace quando canta. Però quella gli è stata arrangiata addosso. Quella gli è stata arrangiata addosso da Battisti, e c'era pure Mogol. C'erano tutti lì a curare la produzione. Quindi diciamo che quei brani che gli hanno scritto per Mina funzionano e sono forti. Vabbè. Sì, funzionano, però Lucio al disco successivo. Che Mina canta Lucio, sì, sono. Tranne forse I Giardini di Marzo, molto lirica, che funziona, va bene, non è Francesca, come dicono a Roma, non si può sentire. Con quella spinetta, se non ricordo male, c'è sta spinetta che funziona, din, 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 din. No, per carità, no, quella non mi piace. No, ma quel disco no, l'ho arrangiato uno strano, sì, un nome, non me lo ricordo bene, ma... Sì, io non mi alzo, beh, ce l'ho lì pure io il disco. Va bene, e domande Alfredo e Mauro. Allora, Alfredo. Francesco, Mauro. Io ho preso tutte le edizioni del tuo libro, Battisti Talk, quelle tre, come ti ho detto l'altra volta. E in questi giorni me lo sono andato, diciamo, un po', non a rileggere tutto, ma a ti devo dire che questo libro ha una... che pur non essendo un'intervista al diretto interessato, cioè a Battisti, che non hai potuto fare per ovvi motivi. Io speravo che, siccome era vivo quando ci ho pensato, il mio sogno più grande era che io dicessi: sto libro gli piace proprio, me fa un messaggio, non lo so, eccetera. Ma il massimo dei contatti ce l'ho avuto con un avvocato che sembra essere... No, sembra, è l'avvocato di famiglia, uno dei tanti, però l'unica chiacchiera l'ho avuto più vicina possibile, no? Con questo avvocato. E comunque ti volevo dire, interessantissimo, ti volevo dire che poi alla fine, assemblando tutto quello che
si legge, esce fuori come una specie di intervista atipica, ma quindi il libro a distanza di anni mi ha coinvolto ancora, ti volevo dire questo. Quindi grazie. Perché ci sono delle cose che poi uno ritrova in tutta, diciamo, la carriera e la vita di Lucio. Mi stavo rileggendo proprio ieri il passaggio con Greg Walsh, no? Su sì. Don Giovanni, mi fai il collegamento tra Don Giovanni, e a un certo punto lui dice, nel tuo libro, dice, da quel momento in poi Lucio decise che praticamente non sarebbe entrato più nel merito delle scelte espressive dei musicisti, nel senso che non andava mai dal tastierista a dirgli di suonare in un particolare modo. Si diceva semplicemente non mi piace. Certo. E questo si ritrova poi in tante altre cose che si leggono di Lucio o che i vari intervistati hanno detto. In questo libro c'è un grande assente, purtroppo, che è l'artefice, il coartefice degli ultimi capolavori di Lucio, cioè da Don Giovanni in poi, che è Pasquale Vanella. No, l'ho, un preso, l'ho preso da Luciano Ceri. Sì, però voglio dire, una dichiarazione vera e propria di Pasquale Vanella non c'è. Volevo sapere da te se avevi qualcosa di inedito, se hai avuto collegamenti, queste cose qua. Perché allora, Vanella si sta comportando esattamente in maniera sua, in maniera tutta sua, come ha fatto prima. Questa cosa non ha più detto nulla, e quando l'ha detto in maniera sarcastica e fuorviante, nel senso che ha rilasciato dichiarazioni contrastanti tra di loro, che poi uno va a mettere assieme e capisce che, come al solito, lui ha detto qualcosa ma ci sta prendendo, non dico in giro, ma sta depistando. Almeno questa è la mia impressione personalissima, quindi volevo sapere da te su questa cosa. Allora, cosa io magari bisogna capire una cosa, che io il libro poi sostanzialmente lo avevo iniziato, avevo convinto a farmi, mi avevano fatto il contratto e tutto, penso già dall'anno prima, quando ho chiuso il libro, prima l'anno prima ero riuscito a farmi fare questo contratto, ma non ero andato molto avanti. Infatti, quando ci siamo incontrati di ritorno dalle vacanze con Castelvecchi, seduti a terra a Piazza Bologna, via Verano forse, lui mi disse: di quante pagine sarà sto libro? Io ho detto: il libro non esiste, ci sono solo se fotocopie, avevo portato le fotocopie, quello che ho trovato. Quindi all'epoca lasciai lo studio che frequentavo e mi misi a fare la ricerca. Quindi la problematica era che nel momento in cui è stato ricoverato Battisti non si poteva più fare nulla, credetemi. So un gran signore che era quel come si chiama, Arbore, perché l'avevo cercato già da parecchio, forse 6-7 mesi, non lo so, a livello di stalkeraggio puro allo studio Fabbi, che sono su stampa, e lui mi chiamò, è stato un grande signore, mi ha rilasciato l'intervista, quell'intervista che poi ho riportato. Però devo dire che c'è stata una grande difficoltà, quindi intervistare Vanella in quel frangente era... Tra l'altro io poi l'ho incontrato Vanella e nonostante la mia stima, non vuoi che perché lui è molto timido, stavamo alla casa editrice Minimum Fax, e lui scrive per la Minimum Fax e fece pure dei reading molto belli con musica jazz e lui faceva le letture dei suoi libri. Molto bella e l'avevo seguita. Però quando l'ho incontrato, vuoi perché era timido, vuoi così, non è nata nessuna empatia assoluta, ecco. Non è scattato nulla, lui è rimasto per i suoi, bofonchiava piano piano nell'orecchio, quello, un po' così. Noi stavamo tutti a tavola al ristorante a Ponte Milvio, che lì sta la casa editrice. Però lì no, anzi lì, se uno avesse incontrato lì, dice sono scemo, no, invece vabbè, grande stima. Forse lui è molto timido e come ci racconta Robertone, il nostro Robertone nazionale, lui si esprime più al telefono, secondo me, dove non vede le persone. Infatti con Battisti erano le telefonate, è venuto fuori
è venuto fuori che facevano delle lunghe interminabili telefonate. Però sì, fosse possibile lo intervistei con grande, grande interesse, e se, dico se, ci dovesse essere una nuova edizione del Battisti Talk, proverei a intervistarlo, magari manda Roberto, visto che si vogliono bene. Senti Francesco, senti, se posso, allora, due cose, però ti chiedo una risposta telegrafica. Ok. Allora, nella prima edizione del libro, in fondo, tu hai osato, tra virgolette, mettere i testi degli inediti, cioè Il Paradiso non è qui, Girasole, Gabbianone e Il Bell'Addio. Però ho messo degli, guarda che ho messo, apri parentesi, puntini, puntini, perché non ho riportato tutto il testo, Avevo paura, ecco perché ho parlato con l'avvocato di Battisti, perché sto libro è semi-illegale praticamente, le autorizzazioni preventive. Okay. Infatti, siccome questi non ci sono più nella seconda edizione, volevo capire se avevi avuto problemi su questi testi. No. No, quella sarà stata una scelta poi dell'editore che deve litigare per una pagina. Okay. Io, siccome sono un po' polemicoso, non volevo poi, siccome spesso sono pure l'avvocato dell'editore, capita sta roba, e allora vabbè, no, l'hanno scelta sta storia, non l'ho capita il motivo, però avevano paura, comunque sì, avevano paura che potessero fare qualcosa, ma io non è che arrivo con la pietra e faccio scala alla montagna, no. Io, se notate, ci sono vari incisini e non riporto tutto il testo. Sì, parte la puoi riportare. Ma me la sarei giocata davanti a un giudice, mi sarei messa a piangere, okay, come Peluche, cavallette, la mamma che sta male, cose, non lo so. Senti, la seconda cosa invece... Però ringraziamo a tutti, ringraziamo tutti e dico, sono di tutti i crediti, non volevo mica barare, ecco. Tutto. Certo. No, la seconda cosa invece è sulla postfazione che tu scrivi, appena muore Battisti ci sono riportate una serie di comunicati, di dichiarazioni da Mina a ovviamente Boncompagni, Morricone, Riccardo Scelli, Sinopoli, eccetera. Però questa ultima parte è introdotta da una frase che ora ti leggo, che non so se ti ricordi. Comunicato stampa dell'ospedale. Allora, no, il titolo è Lunga la strada del sogno, addirittura sconfinata quella dell'utopia. Aperta parentesi, Lucio Battisti, chiusa parentesi. Questa frase, siccome anch'io sono un po' un ossessivo battistiano, questa frase, e mi ricordo che all'epoca nel 98 io registravo tutti i telegiornali con le VHS, eccetera, frase fu pronunciata da un, non ricordo il nome, ma ce l'ho in una videocassetta, da un giornalista del TG1, che dopo la morte di Battisti disse: Battisti era al lavoro su un nuovo disco e queste sono alcune delle parole che probabilmente faranno parte del prossimo disco. Questo me lo ricordo molto bene. E però non c'è anche qua nessuna fonte. Però tu la riporti e c'è scritto, ripeto, lunga è la strada del sogno. No. Addirittura allora, adesso mi hai messo in crisi perché non ti so proprio, non è che non ti voglio rispondere. Sì. Non ti so rispondere, dovrei fare un minimo... un controllo, perché strano, io di solito sono stato, se la do a Battisti quella frase, non lo so. Sì, no, dico non lo so perché no, ma figurati, non è che voglio la prova, ce l'ho pure io il libro, quello è, no, per carità, non è che no, non so io perché l'ho riportata con la dicitura, quale cosa mi ha spinto, ti direi una sciocchezza. Però mi piglio l'impegno e... È esplosiva, perché anche nella ristampa, questa, la ristampa e l'originale è la stessa cosa, e io ti ripeto, l'ho trovata questa frase solo in questa dichiarazione del giornalista del TG1, ma non abbiamo ovviamente prove di questo disco inedito. Vabbè, questa cosa però ci porta a un altro discorso importante, che è il discorso del ritrovare le fonti, no? Perché tu hai fatto un lavoro strepitoso, ripeto, assolutamente, e non riporti, secondo me, giustamente, all'interno di Battisti Talk, una di quelle frasi che sono attribuite a Battisti, che in realtà
troviamo su tantissimi altri libri degli ultimi 15 anni, compreso quello di Alex Charla, per esempio. No? Quindi, sempre no, quella no, frase lì. No, ne abbiamo parlato a lungo anche privatamente con Alex. Ah, ma anche con Alex. Di la frase. Alex, la palla a te, la palla la do a te adesso. Alex, allora, la dichiarazione apocrifa, no? Così importante. Io, per scherzare, la volta scorsa ho detto che ho scritto il libro su quella affermazione, tutto sommato, no? Quindi ve la vado a rileggere, rinfresco. Tutto mi spinge verso una totale ridefinizione della mia attività professionale. In breve tempo ho conseguito un successo di pubblico ragguardevole. Per continuare la mia strada ho bisogno di nuove mete artistiche, di nuovi stimoli professionali. Devo distruggere l'immagine squallida e consumistica che mi hanno cucito addosso. Non parlerò mai più, perché un artista deve comunicare solo per mezzo del suo lavoro. L'artista non esiste, esiste solo la sua arte. Ma qui ci sono almeno tre quattro concetti. Io ve l'ho detto pure l'altra volta, e comunque ha molto fascino sta frase, perché sembra proprio che la possa dire Battisti. Non abbiamo le fonti, questo è inequivocabile, però è una bella frase, che vi devo dire. Il finale non è la testa falsa. Mi stanno intervistando, ti chiamo io dopo, ok? Oh, scusatemi, sì, però avremmo voluto che la dicesse questa frase tutti, più o meno, dai. Sì, però, ma scusate se intervengo un attimo, ma questa frase, che è così, che è bella e affascinante, e non poteva che citarla Alex, e ha fatto bene, secondo me, perché poi racchiude un po' la sostanza del discorso, a mio modesto parere. Però lui nell'intervista, nella famosa intervista, ha detto praticamente con altre parole le stesse cose dalla sua bocca. Lui dice: io sto mi sono proiettato verso altre cose. A un certo punto disse: io sono arrivato in Italia al primo posto, che cosa devo fare, qualcosa oltre il primo posto, lo disse lui. Quindi questa cosa qua, poi, se andiamo a vedere nella sostanza, lui le ha dette, magari non le avrà dette così, però la sostanza del discorso, della frase, più che la frase sembra un'orazione che ha riportato Alex, di Alex, c'è la sostanza, secondo me c'è, quindi non l'avrà detto con quelle parole, però in quell'intervista lui, che mi pare che quell'intervista di che anno era, disse specificamente che puntava verso altre cose, era distante, e disse pure che lui e Mogol ormai erano due amici su strade parallele che si sentivano ogni tanto, quindi con quella dichiarazione annunciava un po' quello che avrebbe fatto dopo. Questo è una sostanza che sono da due persone, però, amici, non il detto. Famoso il vostro amico, quello delle fonti, Fabio Scordella, bravo Scordella, dice che la fa risalire agli anni 70. Ma negli anni 70 noi sappiamo che fino al 79 ha parlato. Quindi sì. mi sembra che, siccome Battisti, quando dice una cosa, quella è, non è che uno che torna molto indietro, no, come tipo, eccetera. Quindi no, dico, non mi sembra che si possa retrodatare agli anni 70, sembra più una frase degli anni 79, ecco. No, ma infatti vorrei rispondere a questo, se permetti. Intanto vorrei precisare che la frase non la cito io, me la cita Stefanella nella prefazione. Ma però, la cita è una battuta. Invece, per rispondere a questa giusta osservazione di Francesco, no? E, il nostro amico Fabio Scordella, che è il nostro bibliotecario di riferimento, il nostro archivista di riferimento, fa un discorso preciso, appunto, lui ritiene, lui scompone questa dichiarazione in vari pezzi, intanto, molto intelligentemente, no? E come hanno fatto notare Mauro, l'aspetto di aver raggiunto traguardi ragguardevoli è uno, quello di necessità di nuovi stimoli è un altro, no? E quello dell'artista non esiste, dell'isolamento, è un terzo passaggio ancora. Ecco, Scordella ha ritrovato i primi due elementi, non solo nell'intervista, appunto, che menzionava Mauro, ma è ritornato indietro nel tempo. Io ero arrivato fino al 1998 con l'intervista di Feltri, più che intervista di Feltri, con l'articolo abbastanza celebre che scrisse Mattia Feltri, celebrare la morte, no, i segreti, credo, adesso non ricordo. Un po', sì,
molto senza sensazione. Però non è che c'era molta ciccia, Però metteva, però dava i capelli sul una prospettiva interessante. Se ci pensa ai capelli sul cuscino, guarda, io se non l'editore non ho i capelli sul cuscino. Non so se stiamo parlando della stessa. Della sì, stessa Mattia Feltri uscì mentre era appena. No, questa si chiama. Aspetta, ce l'ho qua. Non è gli ultimi giorni? Io ricordo l'attacco. I giorni segreti di Lucio Battisti. L'attacco è quello che parla della malattia. Dai. Perdonami. L'attacco di questo articolo, se vuoi te lo leggo, è il medico disse, e poi c'è il nome della malattia che non è importante che lo legga. Già il medico disse a me questa cosa. Okay. Non è piaciuto. Non è questione di giudicare eticamente. No, ma è bello dirlo. Siccome sono tutti politicamente, io sono scorretto. No, ma mi sta bene. Per il modo di fare giornalismo non mi piace proprio. Va bene, io volevo solo far notare che in quell'articolo è già del 98 è già menzionata la frase, la dichiarazione in totale, in completo, no? Totalmente, dall'inizio alla fine, come noi la conosciamo. Indietro non è stato trovato nulla, se non altre dichiarazioni che contengono frammenti, e come diceva giustamente Mauro, quindi lui le ha dette queste parole, sono solo state riassemblate. E, ti riferiva agli anni 70, Scordella è ritornato indietro fino al 1980, dove una giornalista di nome, mo te lo dico, anzi fino al primo all'89, Nada Arduini, dove c'è la frase, la dichiarazione, esatto, il libro che ha anche Franz, ma manca la parte finale, le ultime due frasi. D'ora in poi non comunicherò più, un artista non esiste, esiste solo la sua arte. Ma all'epoca lo poteva dire nell'89, dico, è strano che dica dopo tutto quello che ho raggiunto nel 70. Manca un disco aveva fatto, ragazzi. Esattamente, e infatti stiamo praticamente smontando questa dichiarazione. Sì, sì, dico, nelle prime due parti lui dice dopo tutto quello che ho raggiunto, quindi è più da 79-80, capito? Esatto. E infatti risulta simile all'intervento radiofonico della, quello svizzero, no? Sulla radio svizzera lui dice qualcosa del genere. Sì, c'è un articolo che è del 1980 di Donata Giachini, no? Sì. Dove è riportata anche questa parte qui, ma lei la riferisce a un'intervista che lei stessa fece a Battisti nel novembre del 70. Poi, quando appunto Fabio Scordella è andato a cercarsi con l'intervista, si è accorto che non c'era questa affermazione. Ok? Quindi già lì nell'80 già abbiamo questi elementi di linguaggio, ma già si è persa la fonte. Vuol dire che in quel periodo, nel 78-79, quando lui poteva giustamente affermare di aver raggiunto ragguardevoli in poco tempo, quindi chiaramente non nel 70, ma nel 79, già c'era questa affermazione non si riesce ad andare oltre. La mia impressione è che è un collage di due dichiarazioni diverse. Ok? La seconda parte, cioè l'ultima parte, appartiene a un altro periodo, è forse una sintesi, un commento che è stato fatto da qualcuno che cita questa intervista ed è stato inglobato quindi nella dichiarazione. Da Feltri, guarda questo da Feltri che te la confeziona senza fonte. Perché no? Vedi i capelli, no. Conosce il dottore. No, ma quel pezzo lì, guarda, mi è stato qui da subito, guarda. D'accordo, adesso, però potrebbe no, anche dico, essere... Ma guarda caso, no, sono quelli che non ti citano mai le fonti, no. Ma infatti potrebbe proprio essere lui, Mattia Feltri, all'origine di questo misunderstanding, no? Questo falso storico non è un misunderstanding. È un falso storico, ma spontaneo, come ti posso dire? No, è una dichiarazione vera. Guarda, in queste persone non c'è nulla di spontaneo. Ma io non voglio assolutamente giudicare, no. Cerco solo di capire cosa è accaduto. No, spontaneo, quando scrivi per una testata così, ti assicuro. Io pure nel giornalino te guardano, capito? Ma spontaneo lì no, dai. Però non voglio passare per difensore di Mattia Feltri, sto solo cercando di capire... No, ma io non lo conosco indietro, neanche, non è che ci sai, l'ho visto, ho avuto un contraddittorio, no. Ricordo quell'articolo e ricordo il fastidio che ho avuto quando, a parte che non è calzante e non può aiutare nessuno di noi, i capelli sul cuscino... No, c'è quella storia del dottore poi di Volentignare,
Ma per me il giornalismo è in due modi. Sì, non è quello che ho letto io, però. O riporti una notizia. Dove, come, quando e perché. E allora lì nessuno ti può dire nulla. Ma se riporti quella frase e metti le virgolette, e sei scorretto. Certo. Perché o dice l'ho sentita io, o l'ho sentita io. E allora vi dico, ragazzi, io ho sentito sta frase e io me ne assumo ogni responsabilità. Ovviamente lui l'ha scritta che era morto, gli apre le virgolette e dice che cazzo me smentisce, scusatemi. No, ma posso fare una battuta? Lasciamo perdere quello. Cioè, perché qualcuno di noi, no, volendo, volesse fare cose, allora al prossimo libro tiro fuori una frasona, no? Dice Mogol così è terribile, non sa, allora dice me la disse a me, ma ha capito? Allora, hai perfettamente ragione. Hai perfettamente ragione. Infatti è di quello che stiamo parlando, no? Tu sei per noi l'esempio, si procede, poi, no? Perché citi le fonti e anche se trovi un passaggio interessante, se non è tracciabile non lo utilizzi. Ok, e noi stiamo prendendo il punto di vista diverso, cioè prendendo una dichiarazione che passa per vera, talmente credibile, e la stiamo smontando nei suoi elementi per capire fin dove è credibile e fin dove invece è pura fantasia o anche giusta analisi, ma di un terzo soggetto. Quindi, ok? E secondo me mi viene in mente che può essere accaduto questo, cioè una dichiarazione autentica, magari un po' sintetizzata, si è attaccato il commento di chi l'ha citata. E mi viene in mente... Vado fiero degli studi che ho fatto, fra cui praticamente i miei prof sono Gianfranco Salvatore, grande musicologo, ed Ernesto Assante, che qui voglio ricordare e ringraziare, perché va bene, abbiamo passate tante, mi buttò il mio primo articolo nel cestino, non mi aiuto. Anzi, Repubblica è stata l'unica che non ha fatto la recensione di Rock Prog, se non dopo un anno, mentre pure Gillo Dorfles si era, Gillo Dorfles, professore di estetica, parlò in terza pagina del sottoscritto che mi hanno dovuto ricoverare per l'emozione, in sostanza Gillo Dorfles che si occupasse di rock era, e quindi la cosa, volevo ricordarlo Ernesto, perché pure che mi butto il primo articolo, mi pubblicò poi il mio primo articolo su musica, e quindi lo volevo ricordare perché era stato mio prof di giornalismo, di musica, di cultura, poi diciamo amici, ma non è che ci si frequentasse molto, però mi mandò i saluti quando ci scambiavamo sempre i saluti da festival, da sue presentazioni, mi mandò i saluti tramite un amico comune, tramite WhatsApp, insomma, quindi lo volevo ricordare. E grazie che mi avete dato questa possibilità, Ernesto, che era un grande giornalista, apriva le virgolette e metteva le fonti. A me questo mi hanno insegnato. Però pure sai, Gerardo, ma rispetto, ecco, diciamo che Ernesto era più giornalista. Sono impressionanti le sue recensioni dell'epoca dei Bianchi, perché sì, era lucido, aveva capito immediatamente cose che noi avremmo capito tanti anni dopo, perché è facile parlare. Ma all'epoca, quando lui faceva le recensioni, io frequentavo a scuola, e quindi sai quanti contraddittori ci sono stati. Poi ad esempio la scorsa volta vi ho detto che mi piaceva il libro di Ceri su Battisti, no? Ma non per sminuire il libro di Gianfranco Salvatore, no? Perché quello di Gianfranco io non ho avuto quell'emozione, perché lo abbiamo studiato insieme quelle cose. C'erano le nostre, non tutto, ma erano le nostre lezioni. Peraltro io con Gianfranco prima è stato prof ed era il vate. Era, io lo chiamavo preside, ma vabbè. Ma no, per noi era vate, ed era praticamente, poi è diventato amico, cliente, come avvocato. Ci siamo frequentati con la moglie, con tutti, eccetera, quindi lo conosco benissimo. Quindi diciamo che parlavo di Ceri e non di quello di Gianfranco, perché quello di Gianfranco, a parte che l'ho letto, diciamo che lo conoscevo, ecco, l'ho conosciuto prima della pubblicazione, in sostanza. Poi li ho messi in contatto io con l'editore, non vorrei più meriti, però, che questo Gianfranco dice no, assolutamente, però l'editore ho conosciuto io prima di tutti.
E io andai proprio a presentarmi con la faccia tosta da Castelvecchi, ragazzi. Ci misi la faccia e andai. Ho detto, chissà che succede. Aveva letto un articolo di una pubblicazione assurda, no? Io dico, avrà letto su Repubblica o ma avrà letto su Tutti i Frutti, che era una rivistina, non so se vi ricordavate, un po' leggera, però mi dava la possibilità di scrivere su tutto, prendere il tesserino, eccetera. Mi pagava, peraltro, una cosa non comune. E quindi vabbè, insomma, vabbè, non vi voglio annorbare con tutti questi racconti, dai, e fate le domande. Vabbè, credo, tu non hai parlato fino adesso. Come? Io... Francesco, no, volevo farti due semplicissime domande. Tu hai scritto due libri prog, perché sei un cultore del prog, sei un esperto, espertissimo, quindi sono due bestseller, diciamo. Quando hai cominciato a fare l'esperienza con le Battisti, con i tuoi libri, hai imparato qualcosa di più, nel senso hai scoperto un qualcosa in più, sia sia proprio della vita artistica di Lucio, fino ti ha arricchito praticamente di... Allora, sì, io mi sono innamorato di Battisti dalla persona Battisti. Era sempre stata raccontata di sguincio. Sì, sei avaro, non fa niente, non lascia interviste, una cosa sbrigativa, no? Tipo un poraccio, un altro po'. Vende i dischi, però, hai capito? Non faceva parte del sistema. No, quando ho sentito le cose che dice, e ancora me le rileggo, penso che fosse una persona, secondo me, ma avanti proprio col cervello rispetto ad altri. E secondo me alcuni che riportano delle frasi di Battisti non hanno capito manco dove stava Battisti. Anni luce avanti loro. Cioè, quelli ancora stanno a fare in Cina, Battisti era 20 anni avanti. E quando lui disse ho capito tutto a Vandelli, aveva davvero capito che non serviva stare a urlare, ma riuscire a portare le emozioni del personaggio della canzone. Lui a rivivere, io citavo Anna la scorsa volta, no? Ma Anna, una cantante vera, te la fa tutta fighina, con la voce sottile, e non ti trasmette questa disperazione dell'uomo che sta cercando, ma proprio grezza, disperazione, non raffinata grezza. Fantastica, e vabbè, se lei dice questa cosa, vabbè. Ragazzi, una cover di Anna, bellissima, la fa Grignani. Grignani la fa, è bellissima, Grignani. La fa Grignani dal vivo, è un battistiano, Sì, sì. Beh, la fa dal vivo da moltissimi anni, l'ho visto anni fa farla. Grignani, io ho visto Grignani in concerto il 9 settembre del 98. E ha cantato Anna, l'ha dedicata a Lucio. Proprio quel giorno lì. Sì, sì. Ma anche il tempo di morire fa bene. Grignani è un battistiano convinto. Battistiano. Ma il primo disco è molto battistiano, eh. Vabbè, ma c'è Massimo, infatti, Francesco, infatti il produttore Massimo Luca. Degli produttore Grignani, i primi, eh? I primi. Sì. Si sente la chitarra. Francesco. Comunque, passando... Oggi c'è, no, non è che riprende Battisti assolutamente, ma uno molto bravo a fare le canzoni con la chitarra è Gregorio Sanchez. Non so se lo conoscete, ecco, ve lo sponsorizzo io. Ecco, pure se usa l'elettronica, utilizza la chitarra come... Ma io... Non c'entra nulla Battisti, però me lo ricorda molto, intendiamoci, nulla di musica, ma un po' l'approccio dove c'è la schitarrata, l'idea del giro di chitarra sul quale puoi costruire una canzone, tipo Amarsi un po', non lo so, è un giro, e lui è fantastico. E un altro che mi ricorda Battisti oggi, che suona, è Marco Castello, non so se lo conoscete. Eppure lui forse siciliano, suona la tromba, diplomato in tromba al conservatorio a Milano, è siciliano, e adesso ha fatto, tutte e due hanno fatto il nuovo disco,
che vado di Castello l'ho sentito live, di Sanchez no, ma il vecchio di Sanchez che si chiama Dall'altra parte del mondo, ve lo consiglio un ascolto per vedere, pure per capire se il mio orecchio, insomma, che mi ricorda Battisti, trova una condivisione, ecco. C'è una cover che gira, che è stata messa anche nel nostro gruppo dell'Apparenzia, che io già la conoscevo da tanto tempo, i ritorni fatto da questo gruppo Opera Mediterranea, ma io la conoscevo, ma sono veramente, lì fanno un rock progressive, ma veramente tosto, bello. Anche l'arrangiamento, che è difficile magari poter non l'ho avvicinarsi. Sentito, me lo vado a non sentire. Io poi Marco, che non è rock progressivo, nel senso che è più power metal, con molto bravi, sono molto bravi, arrangiato in modo molto tosto. Sì. Tra l'altro loro sono, credo, della stessa agenzia di Roberto Gasparini, che è ultimo fotografico di Battisti e attuale manager di Pasquale Panella, quindi insomma qualcosa vuol questa dire. Questa canzone, i ritorni, sono stato io il primo a pubblicarla nel gruppo Lucio Battisti Storia. Me la vado a sentire allora, vado a sentire. Te la mando dopo, dai. E se ce la vedo, la vado a prendere, ok. Alfredo, ma non diciamo niente? Non diciamo niente? Alfredo, non diciamo niente per martedì? Il flash mob, sì, ma questo flash mob sembra che sta andando. Questo era il mio obiettivo dal 2019. Ho fondato un gruppo di Lucio Battisti, flash mob, soltanto per il flash mob e basta, senza nessuna pretesa. E ho visto che qualche adesione, no? In giro per l'Italia, c'era Milano, Napoli, c'erano tante persone, ma i flash mob, purtroppo, noi. Bisogna essere in tanti, quindi deve essere un collegamento proprio bello folto. Quell'anno, nel 2019, Roma e Poggio Bustone ebbero un successo discreto, perché il gruppo contava 400-500 persone, non è che a Firenze una persona poi ha messo il video da solo su Piazza della Signoria che cantava la canzone del sole, che so che è rimasto impresso, a Milano. Poi è successo nel 2020, faccio brevemente una cosa perché sennò sarebbe lunga, nel 2020 praticamente ci fu una risonanza a livello mediatico nei giornali, nei quotidiani, nei giornali online della regionali, perché c'era Poggio Bustone e Roma. Non ho allargato perché ho detto, allargando a tutta Italia un flash mob in contemporanea non si può, è difficile, non ci riusciamo, e abbiamo fatto questa cosa qua, e tutti i giornali diciamo regionali parlavano di questo flash mob con Poggio Bustone, una cosa incredibile, radio, televisione. Il 4 marzo esce l'ordinanza del Covid, non si possono fare assembramenti. È una cosa, proprio un colpo, ci ha dato la botta finale. È proprio il sindaco, insomma, tutta l'Italia, cioè, ci fu il DPCM, annullato tutto. Al che io e Marcello Canzoniere, la chitarra del Flash Mob, insomma, conoscete un po' tutti quanti, partiamo e andiamo a Poggio Bustone, lì ci fu una radio che ci ha intervistato e abbiamo fatto il Flash Mob lì dentro, un agriturismo che praticamente Poggio Bustone. Poi c'è stato il Covid. Quest'anno ho detto, porca miseria, il gruppo è cresciuto, vediamo quello che succede. Però ho detto, da solo ci vogliono degli organizzatori, perché da solo io non posso coordinare, non ce la faccio. Quindi sono riuscito ad avere Marco Masoni, che si è reso disponibile. Poi lui è conosciuto, quindi è un personaggio noto, quindi... Vabbè, no, aspetta, vediamo, sono noto per altre cose, ora vediamo come va martedì, non voglio... Noto nel senso perché... Noto alle guardie dell'ordine! Esatto! Mica nel città dove lo farete! A Pisa c'è stato il convegno, c'è stato Alex, insomma, già il Fibonacci. Poi a Napoli,
Okay. Però ha visto l'attenzione dei media, perché io ho mandato una mail solamente per Rimini, perché a me mi interessava la piazza di Rimini veramente, perché Rimini, ho detto, hanno fatto la rotonda, ho mandato a un giornale un'email e quello subito mi ha fatto un'intervista, e da lì poi è scaturito tutto a catena, no? Quindi abbiamo fatto questa cosa. E mo sembra che, io non è che dico chissà che succede, però basta, anche se ci stanno 10 persone dentro una piazza, già va bene questo. A Sassano, a Salerno, un professore di musica che conoscete, Paolo Cocco, praticamente con l'aiuto del comune, con l'aiuto della Proloco, il sindaco gli ha detto: ti metto a disposizione il teatro comunale per fare il flash mob. E questa cosa a me, ve la dico a voi, è un'idea che verrà dopo, sicuramente. Vediamo come va questo flash mob, poi vediamo poi il da farsi. Se al teatro funziona, perché il 5 marzo di ogni anno un teatro comunale o chi vuole apre il teatro? Nel giardino di marzo dei ciliegi, mi ricorda Poggio Bustone con Robertone sotto la statua. Vai, di fronte ci sta un ristorante che è la Taverna Francescana, che non te lo dico a fare, e facciamo un flash mob che è salsiccette e le chitarre. Comunque l'idea sarebbe anche con Robertone sotto la statua, è fantastica, guarda, la statua che mi indica la strada natia, no? È una cosa che Poi c'è pure il cimitero lì vicino, c'è il cimitero di campagna. Questo, no? Io non l'ho visto perché guardo le cose belle, guarda. Ristorante, statua, il nasello, il poggio, tutte robe così. Non diciamo l'ho manco visto. Ci sarà anche a Napoli. Lo fai da Poggio Bustone, li ammazziamo a tutti. Li ammazziamo da sotto la statua con Roberto. Li ammazziamo a tutti i flash mob. Io non ne ho mai fatto uno, ma Roberto sopra la statua, quando è nata il mio caro Angelo, glielo raccontiamo perché non c'era il nostro amico Masoni, l'idea di fare il testo per il mio caro Angelo è nata proprio che Roberto, di ritorno dal concerto, io avevo presentato il libro per l'ennesima volta lì a Poggio Bustone, e infatti ho conosciuto in quell'occasione che c'era Dattoli, c'era un altro musicista di Battisti, non mi ricordo chi, c'era Michele Neri, c'erano vari personaggi, eccetera, e che avevano partecipato alla discussione. Ah, c'era Roberto Matano pure, mi sembra. E lì si mangia bene, infatti poi Roberto al ritorno, io l'ho aspettato, quindi ho cenato due volte con grande sacrificio, l'ho aspettato e al ritorno lui era stanchissimo e vede sta statua di Battisti. Allora si ferma la macchina in mezzo alla strada, sale sopra la statua e la abbraccia, mentre io gli dicevo: guarda che ci arrestano qua, sarà Battisti, ma ti arrestano che qua stai facendo violazioni gravi, capito? E mi è venuta sta cosa, la statua che gli indica la strada natia, eccetera. Mi sono immaginato Roberto che da una vita ci rompeva sempre le sue schitarrate battistiane rigorosamente, e allora ho detto: gli devo scrivere questa canzone. Lui mi aveva dato la canzone con un testo. Allora io gli ho scartato il 90% del testo e ho inventato che Battisti era il suo angelo custode. All'inizio lui ha detto che era un pazzo perché ci avrebbe fatto causa a Mogol. Io ho detto: suo avvocato, ti dico che non ci può fare causa, il titolo non è... Per un mese lui non ne voleva sentire parlare, già del titolo lo dobbiamo cambiare. Poi parlò Michele Bovi del TG2, si convinse, eccetera. Anche se io l'avevo registrata la prima volta, l'avevo deputata con una cassettina alla SIAE, poi la seconda volta gli ho detto: paga tu, te la regalo. E allora lui, insomma, una volta devo dire che mi ringrazia sempre di sta storia, eccetera. Quindi, insomma, sono contento
perché abbiamo avuto un'emozione incredibile, l'abbiamo sentita casualmente a Radio DJ. E io dicevo, ma scusate, ma questa la conosco, questa canzone. E poi, perché non è che è stata scritta oggi e poi sentita domani, no? Sono passati anni da quando poi lui l'ha pubblicata, tipo 6-7 anni almeno. Vabbè, questo era per un ricordo di Poggio Bustone, di Roberto, di Battisti, è tutto qua, insomma, quello di cui... Pure a Poggio, anche a Poggio grazie Bustone Francesco. Fanno una grande festa, eh? E a Poggio Bustone grazie pure Francesco fanno quelle show. Grazie Francesco di questa chiacchierata. Grazie a voi, grazie a voi. Dopo ti mando la canzone dei ritorni, quella alla cover. Okay. Grazie a tutti quanti. Ricordate ancora l'appuntamento del Flash Mob, per favore? Sì. Ricordate? 5 marzo alle 17, alle piazze principali sono Pisa, quindi a Pisa tante persone sicuramente. Buono, a Rimini, a Pisa, a Loggia di Banchi, che poi, scusami Marco, ma Loggia di Banchi, che cos'è, una piazza? È la piazza davanti al comune. In realtà ci sono dei come erano dei banchi di mercato, si chiama in questo modo qua. È un posto molto trafficato, per cui speriamo che tanta gente si fermi. Insomma. Ci sono chitarristi, sì? Ma io ci sono, poi speriamo che ne arrivino anche altri. Sì. Ah, allora stavo a posto. Poi c'è Rimini, Roma al Largo Lucio Battisti, poi Napoli, una bella piazza Napoli, e Fondi. A Roma Fondi dov'è? C'è a Roma Fondi vicino dov'è? Latina. Roma, dov'è a Roma? A Roma, a Largo Lucio Battisti, è praticamente una zona, si chiama Casal Bernocchi, tra Vitigna e Acidia. C'è il parco Lucio Battisti. Faccio prima di arrivare Roma. A Napoli. Sì. Mi metto sul treno e arrivo prima a Napoli che a Vitigna. Vieni a Napoli, che c'è la nostra amica Sara che ti aspetta, dai. Poi a Napoli. Okay. E poi io ho una particolarità a casa mia, che mio fratello è nato il 5-3 e mio padre il 4-3. Ecco. Ah, come Dalla. I due Lucio. Sì. Vabbè, poi ragazzi. Capoggio Bustone, e Sassano, e insomma, poi Bergamo, lì non so a Bergamo come va, o a Forlì, perché non c'è nessun organizzatore. Prossimo, San Sebastiano l'anno prossimo, no? Allora, l'anno prossimo io verrei a mangiare una fideuà. Mi mangerei una fideuà. Vengo a San Sebastian. Ci mangiamo una fideuà che la fanno favolosa, credimi. Però non lo so, San Sebastian non è in Francia, nei Paesi Baschi, San Sebastian. Ho detto la fideuà è la pasta con il pesce, con il buchino, eccetera. L'ho mangiata a Valencia. Però Valencia vale. E il Paese Basco è sta nel nord. Non arriva il pesce là. Arriva è più buono il pesce, ho capito. È più buono. Vabbè, ma noi pure il chorizo, quello che c'è, non penso che sai. Chorizo. C'è il chorizo, c'è. Va bene, grazie Francesco. Ciao, grazie a voi. Alla prossima. Grazie. Rimanete che sto qua. Rimanete.